Buongiorno, oggi ho deciso di parlarvi dell'acqua nel settore farmaceutico, non come fonte di vita, non come qualcosa da bere, semplicemente come utilities, come materia prima e anche ovviamente come acqua potabile. Ma prima la sigla. Facciamo quindi alcuni esempi di utilizzo dell'acqua. L'acqua viene utilizzata per servizi igienici e di ristoro, per intenderci il collegamento alla macchinetta del caffè tanto amata da noi italiani, per l'impianto antincendio, che speriamo di non dover utilizzare, ma deve essere in servizio. L'acqua è utilizzata per produrre altre utilities, come il vapore, l'acqua addolcita. È utilizzata come mezzo di raffreddamento, attraverso chilled water o cooling water, sia per gli impianti di processo che per gli impianti di condizionamento. È utilizzata come fluido termostatante caldo per alcuni impianti di processo e per l'HVAC. È utilizzata come solvente nella preparazione di soluzioni o nel scioglimento di sali o altri composti. È utilizzato per produrre purified water, water for injection, water for pharmaceutical use o comunque acque di tipo pulito, necessarie per la pulizia degli impianti, per i chip, necessarie per la produzione del clean steam ed assolutamente indispensabili come veicolo di soluzione o sospensione per la maggior parte delle forme farmaceutiche liquide. Quindi, come vediamo, l'acqua non è soltanto un raw material o soltanto un utilities o soltanto acqua potabile. L'acqua è presente ovunque e comunque in un impianto farmaceutico. Bene, sfruttando ora il concetto di diagrammi a blocchi, di cui abbiamo parlato in un altro video e al quale vi rimando, l'acqua si sviluppa all'interno dell'impianto farmaceutico in maniera ramificata. Non è sempre la stessa tipologia di acqua, quindi non è sempre solo l'acqua potabile che arriva dall'acquedotto, ma potrebbe essere acqua di pozzo estratta in loco, o acqua facente parte di circuiti chiusi, quindi sempre la stessa che si ricircola. Come dicevo, sfruttando i diagrammi a blocchi, cerchiamo di capire come si distribuisce e come viene utilizzata l'acqua all'interno di un impianto farmaceutico. Quindi, l'acqua in ingresso al building viene utilizzata o a uso civile, per cui per i bagni, per le docce d'emergenze, per i punti di ristoro di cui si parlava prima, per i lavandini anche all'interno del clean room, ovviamente per la produzione di acqua calda sanitaria, o come materia prima o direttamente come utilities per la generazione delle utilities definite black, quali l'acqua addolcita, il vapore, l'acqua calda di termostatazione, l'acqua fredda chilled water o l'acqua di torre, o come riempimento per i circuiti dell'antincendio. Allo stesso modo, l'acqua di tipo black, l'acqua potabile, viene utilizzata anche per la preparazione di soluzioni chimiche, percorso un po' più nobile è invece l'utilizzo dell'acqua potabile per produrre acqua farmaceutica, quindi seguendo lo step logico, dall'acqua potabile si produce la purified water, continuando a seguire il circuito logico, dalla purified water otteniamo la water for injection e il clean steam. Ora, purified water e water for injection possono essere utilizzate per il lavaggio delle apparecchiature, oppure direttamente a supporto della sintesi chimica o della sintesi fermentativa del principio attivo. Purified water e water for injection sono utilizzate anche nelle fasi di cleaning in place, i CIP, ossia il lavaggio delle apparecchiature, delle tubazioni, ed infine la WFI è utilizzata come solvente per la diluizione dei prodotti orali liquidi. Ora, questa è giusto un'infarinatura di base relativa all'utilizzo dell'acqua nel settore farmaceutico, non è esaustiva, non è omnicomprensiva. Ci saranno sempre altri utilizzi non riportati in questa presentazione, ma avevamo soltanto il piacere di cominciare a parlare dell'acqua come
uno degli elementi principi più importanti dell'industria chimico-farmaceutica e chimica in generale. Bene, grazie per averci seguito in questo video. Iscrivetevi al canale per nuovi video cliccando sulla campanellina. Per oggi questo è tutto. Alla prossima!